Sono con Chiara Mirante, fondatrice della comunità Nuovi Orizzonti. Chiara, tu hai vissuto la tua infanzia in Puglia, in particolare a Brindisi. C'è qualche episodio o ricordo che si è impresso in modo particolare nella tua memoria? I ricordi sono tanti perché ho vissuto in Puglia dai 9 agli 11 anni e ho avuto la fortuna di avere un'infanzia particolarmente felice. Ecco, però c'è un episodio che ricordo in maniera particolare perché ha segnato proprio una svolta radicale nella mia vita. Ero appunto una ragazzina e ho partecipato a questo incontro con Chiara Lubich, che penso tanti conoscono, è fondatrice di un movimento dei focolari, un immenso movimento che si è diffuso in tutto il mondo. E c'erano domande e risposte. E mentre lei parlava, una frase del Vangelo, di San Paolo, non del Vangelo, e questa vita la vivo nella fede che il Figlio di Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me. Mi ha raggiunto come un dardo infuocato, è stata una folgorazione, perché è stato come, io credevo che Dio è amore, no? Però è stato come la prima volta che io ho realizzato il Signore delle creazioni, il Signore delle galassie, non solo ci ama, mi ha amato personalmente fino al punto di dare la sua vita per me. Sulla croce, una vita, una morte veramente cruenta. Ecco, da quel momento è stata una luce talmente forte che ne è scaturita una decisione. Se, come noi crediamo, è vera questa verità, noi cristiani crediamo che Cristo ha dato la sua vita per noi, non posso non vivere per rispondere a questo amore. E quindi ho iniziato anche ogni parola del Verbo di Dio, che è colui che ci ha creato, a meditarla, a viverla, a lasciarmi mettere in crisi, a lasciarmi mettere in discussione. E ho contagiato tutti i miei amici. Ero timida, ma ero già un pochino leader, no? Per cui ho contagiato tutti i miei amici in questa scoperta. Quanti ne avevi? 11 anni. E per tutti noi ne è nata una pienezza di gioia, di pace, di libertà interiore nuovissima. Per cui da lì io non ho più mollato a provare, no? Non solo a lasciarmi rinnovare da questo Vangelo, che è qualcosa di straordinario, ma portare a tanti questa notizia di un Dio che ci ama personalmente, fino a dare la sua vita per noi. Per cui non è iniziato a Stazione Termini, è iniziato in Puglia l'evangelizzazione. Sì, è iniziato in Puglia con i miei amichetti di 11 anni.